Sidis 3.0, qualità, eleganza e innovazione. Reparti rifiniti, prodotti esclusivi e personale altamente qualificato. Gustosi preparati di pesce e carne di altissima qualità. Prodotti bio, vegani, senza glutine delle migliori aziende del settore. Di eccellenza i reparti salumeria e ortofrutta. Sidis 3.0, la qualità si veste di eleganza. Crediamo nel potere della bellezza per tutti. Per Amanda, hai il potere di proteggere chi ama. Per Marie, la possibilità di un nuovo inizio. Per Carolina, il potere di rendere magico il primo giorno di scuola. Si fermano i orologi. Bentrovati alla ricetta, ultima puntata. Oggi parliamo della storia dei dolci messinesi. Ci troviamo a Messina alla pasticceria Freni. Venite con me. È un grande piacere per me essere nel laboratorio di pasticceria di Lillo Freni. Piacere mio. Grazie Lillo, qua. Grazie tanto che ti corteggio perché volevo che preparassi un dolce per la ricetta. Parliamo della tua pasticceria. Sì. È un anno importante, perché? Spiegacelo. È un anno importante perché quest'anno ricorre proprio l'anniversario della fondazione della ditta. Mio padre nel 1968 ha fondato la ditta Freni Giuseppe, che ancora oggi sono orgoglioso di dire che esiste. E mi, quindi, fa ricordare, ecco, sempre tutti i giorni di lui. Quindi 50 anni di pasticceria. Sì, 50 anni. E tu da quanto tempo fai il pasticcere? Io lo faccio da 40 anni, anche se ho 49 anni, quasi posso dire che lo faccio da 40 anni. Già in età era veramente bambino, frequentavo il laboratorio, già agli 8-9 anni aiutavo mio padre proprio al banco a fare le torte. Infatti oggi parliamo proprio di storia della pasticceria messinese. Sì. E di un dolce che ha fatto storia. Cosa prepariamo? Noi prepariamo la zuppa inglese. La zuppa inglese, che è un dolce, io direi internazionale, di fama internazionale, è un dolce con origini tosco-emiliane. Però, come tu sai, la nostra città ha, diciamo, il merito di rielaborare spesso le ricette. E questa è una rielaborazione che posso anche affermare, diciamo, ha radici profonde, perché, come abbiamo anzi detto, è una ricetta che già prima della Seconda Guerra Mondiale a Messina veniva realizzata. Nella nostra rielaborazione, quindi nella rielaborazione messinese, noi abbiamo un pan di Spagna, ovviamente intervallato sempre con liquore all'alchermes, ma con la crema pasticcera normale, integrandola con le nostre amarene, quindi le amarene siciliane. Questa è l'amarenata che facciamo noi nel periodo giusto. Compriamo le amarene. Che meraviglia! Da Librizzi. Le compriamo, le facciamo, le cuociamo e poi ci facciamo la conserva per poterle utilizzare nell'arco, anche per altre preparazioni. Alla fine il tutto viene, diciamo, rifinito con una meringa, e però questa torta ha la particolarità che verrà cotta nel forno. Poi, e allora vediamo, ci sono tanti, certo, passaggi, iniziamo a vedere, okay, come si prepara. Iniziamo quindi a ripulire il pan di Spagna. Prendiamo un pan di Spagna, lo ripuliamo interamente. Dopo averlo, ecco, ripulito perfettamente, quindi cercando di lasciare la forma tonda, lo
tagliamo in tre strati. Andiamo a realizzare il dolce. Lo realizzo in un piatto perché era norma realizzare questa torta per il banco, quindi si serviva direttamente da un piatto di porcellana, spesso di forma ovale. Io la interpreto in così, quello tondo, perché è una torta anche da buffet. Lo inzuppiamo. Parliamo della bagna. Al liquore al kermes, al kermes rosso. E siccome si chiama zuppa inglese, si chiama zuppa anche per questo, perché deve essere veramente inzuppato. C'è il liquore e ci va, e ce ne va tanto. Ce ne va tanto anche perché è una torta che poi, come abbiamo detto, passeremo in forno. Dopodiché, crema pasticcera classica. Un po' di crema pasticcera classica. Io mi metto i guanti per prendere le amarene. Queste amarene sono il valore aggiunto, della torta, fatte dalla pasticceria Freni. Non se ne mettono tante, ovviamente, 5, 6, 7, poi può essere anche soggettivo, ma in ogni caso. Un strato di crema. Un po' di crema per coprire le amarene. Altro strato di pan di Spagna. Altro liquore. La crema è una crema classica? È una ricetta molto particolare perché? Perché noi andiamo a realizzare una crema pasticcera base alla quale incorporiamo il bianco montato, quindi è una sorta di crema chibust. Ah. Quindi viene molto leggera, poi alla fine molto gradevole al palato. Quindi non c'è panna come no, in tanti. No, invece, in questo caso no. No. Nel caso in cui dobbiamo andare a mettere la panna, facciamo una chantilly all'italiana, esatto, chiamiamola così, perché la crema chantilly sappiamo che è la panna montata. Con questo liquore. Ecco qua. Abbiamo finito la prima fase. Dopo questa prima fase, quindi abbiamo realizzato, diciamo, la base del dolce, andiamo a realizzare la finitura. Come abbiamo detto, faremo una meringa cruda alla francese. Spiega com'è questa meringa. La meringa cruda è una meringa fatta con l'albume d'uovo e andiamo a mettere lo zucchero semolato. Questa andrà cotta in forno. In questo caso comunque va cotta in forno, quindi possiamo anche fare una meringa cruda. Azioniamo. Aspettiamo che montino abbastanza bene i bianchi e poi andiamo a mettere lo zucchero semolato. Okay, siamo pronti ora per versare lo zucchero. Andiamo a diminuire un pochettino la velocità. Quando già c'è una montata consistente. Già consistente. Mettiamo tutto lo zucchero. Possiamo anche farlo azionare un pochettino di più. Benissimo. A questo punto io direi che andiamo a toglierla anche dalla macchina, perché questa è una meringa che non deve poi compattare tanto. A questo punto andiamo a mettere gli aromi, qualche goccia di olio essenziale di limone, qualche goccia abbondante di rum, di aroma rum. A questo punto ora andiamo a rifinire. Ricoprire. E voilà. Mettiamo una buona dose. L'arte del pasticcere. Di meringa. Vorrei far notare che la meringa è perfetta. Sì, si nota subito all'occhio, guardate qua. E allora ora andiamo a ci realizziamo una sacca a posci di carta, perché vediamo come si fa, che è anche importante questo per chi lo fa a casa, questa è una cosa semplicissima, le torte, vediamo. È una cosa semplicissima e io consiglio di fare questo perché così noi ora andremo a dare la giusta la giusta forma a quello che sarà la rifinitura. L'ho tagliato della misura desiderata e andiamo a rifinire. Bene, ora andiamo a realizzare con delle mandorle pelate. Rigorosamente siciliane. Rigorosamente siciliane, questa è una corrente Avola, 30, ecco. Selezionata peraltro, deve essere selezionata, una bella mandorla. Andiamo a realizzare l'affettato di mandorle. Bastano queste, sono più che sufficienti, si va a decorare il bordo. Dopodiché si va a mettere un po' di zucchero a velo, pochissimo, proprio sulle mandorle. E questa ora è pronta per essere passata in forno. A questo punto siamo pronti per
portarla in forno e cuocerla a 200 gradi per circa 10 minuti. Andiamo in forno. Okay. Bene. Eccola appena sfornata. L'abbiamo appena sfornata, a questo punto la dobbiamo ultimare. Come la ultimiamo? Prendiamo un po' di confettura di albicocche e assembliamo un poco di amarene, che poi alla fine noi dobbiamo anche far vedere cosa il dolce contiene. Andiamo a fare questi mucchietti. Il nome di Lillo Freni ormai è, come dire, nazionale. Sì. È vero? Sì. Sei stato invitato a Rai 3, possiamo dirlo. Sì, recentemente ho registrato la puntata natalizia, peraltro di Gheo. È stata una bella esperienza. Dove avete parlato appunto dei nostri dolci. Ho presentato i dolci della nostra tradizione natalizia, ma non solo. È stato per me molto importante, anche perché quando posso ho sempre voglia di far vedere, ecco, di trasmettere quello che è il nostro patrimonio, la nostra cultura, quindi non... E a proposito di questo, fra due giorni c'è un appuntamento molto importante per Lillo Freni e non solo. Raccontaci. Sì, sono stato selezionato, ecco, tra i pasticceri d'Italia, siamo circa 16, per un periodo di circa 2 settimane sono state, ecco, a rappresentare, per quanto mi riguarda, Messina e la pignolata messinese, quindi farò uno show cooking sulla pignolata nel tempio moderno dell'alimentazione, FICO Italy World a Bologna, quindi per me è un grande onore, ecco, poter portare la mia pignolata e la mia città anche in questa grande vetrina. Lo è per la città di Messina, avere un pasticcere che si fa apprezzare fuori. Bravo Lillo Freni. Abbiamo finito il nostro dolce. Spettacolare questa zuppa inglese. Sì. Perfetto. Storia, tradizione, come descriveresti questo dolce e cultura? Niente, questo è un dolce che appartiene alla nostra cultura, che io definisco, per me, come ho detto anche prima, per me è la torta più buona, ecco, che esprime la pasticceria messinese. E prima di concludere, volevo dirvi anche che la pasticceria messinese può arrivare nelle case di chiunque, di tutti, ormai. Certo. Raccontiamo i prodotti della nostra tradizione che si... ovviamente si prestano ad essere spediti, possono essere acquistati anche nel nostro e-commerce e gustati anche fuori dalle mura cittadine. Grazie a Lillo Freni per questa meravigliosa torta. Grazie a voi torta. Per l'opportunità. Grazie a voi. Grazie a tutti per averci seguito, questa è l'ultima puntata della ricetta, quindi con grande onore la concludiamo qui alla pasticceria di Lillo Freni. Grazie mille. Alla prossima.